Manca ormai soltanto due puntate alla finale di Amici e i caratteri e il talento dei ragazzi rimasti sono ormai emersi. Tutti sono riusciti a farsi conoscere dal pubblico e dai giudici, tranne Giorgio, il ballerino dei blu, che da qualche settimana a questa parte continua a sentirsi invisibile. Durante un colloquio con Veronica Peparini, Giorgio infatti è andato in crisi e ha confessato che ormai è tardi per farsi comprendere all'esterno. Il ballerino, taciturno, timido e sommesso ma comunque molto determinato, ha difficoltà a tirare fuori le sue emozioni e preferisce starsene da solo in silenzio. La coreografa tenta di spronarlo a cambiare le cose e gli annuncia che sabato dovrà esibirsi sulle note di Dancing, che Elisa canterà dal vivo mentre lui ballerà. Un gran regalo da parte della sua coach, che spera così di sbloccare il suo allievo. La Peparini prova fino all'ultimo a convincerlo che aprirsi agli altri potrebbe fargli molto bene, ma Giorgio si sente ormai un pesce fuor d'acqua e confessa: «Non parlo perché sono tutti cattivi. Mi piace tenere qualcosa per me, mi sembra di aver già detto troppo».